maggio, mese di Maria, quindicesimo giorno. Oh Signore, dona la pace. Qualcuno dei mortali ha mai visto il paradiso? Ai nostri cuori, oh Signore. Sentiamo spesso questa domanda. Qualcuno dei mortali ha mai visto il paradiso? È venuto qualcuno dall'altra vita a parlarci del paradiso? Ringraziando Dio, ci sono molte testimonianze dei santi che ci rassicurano sull'esistenza del paradiso. La prima che scegliamo è quella riportata da San Giovanni Bosco nei suoi scritti. Nel seminario dei Chierici feci una santa amicizia con il chierico Luigi Comollo, da Cinzano. Nelle nostre amichevoli chiacchierate, seguendo ciò che avevamo letto in alcuni libri, avevamo pattuito fra di noi di pregare l'uno per l'altro e che colui il quale per primo fosse chiamato all'eternità avrebbe portato all'altro notizie sull'aldilà. Più volte confermammo la promessa mettendo la condizione se Dio lo permetterà e se sarà di suo gradimento. Tale cosa in quei momenti si fece come una fanciullaggine, senza conoscerne l'importanza. Tuttavia tra di noi si ritenne sempre sul serio quale sacra promessa. Nel corso della malattia del Comollo si rinnovò più volte la promessa e quando egli venne a morire se ne attendeva l'adempimento, non solo da me ma anche da alcuni compagni che ne erano informati. Era la notte del 4 aprile 1839, notte che seguiva il giorno della sua sepoltura e io riposavo con i chierici del corso teologico in quel dormitorio che dà nel cortile. Ero a letto, ma non dormivo. Sullo scoccare della mezzanotte si udì un cupo rumore in fondo al corridoio, rumore che si sentiva sempre più vicino, più cupo e più acuto man mano che si avvicinava. Pareva il rumore di un treno. Non saprei esprimermi se non col dire che formava un complesso di fragori così vibrati e violenti da recare spavento e togliere la parola. Man mano che si avvicinava, lasciava dietro di sé rumoreggianti le pareti, la volta, il pavimento del corridoio, come se fossero costruiti di lastre di ferro, scosse da potentissima forza. I seminaristi di quel dormitorio si svegliarono, ma nessuno parlava. Io ero impietrito dal timore. Intanto il rumore avanzava. La porta del dormitorio si apre violentemente. Ad un certo momento si fa improvviso silenzio e una luce vivissima inizia a splendere e si ode distintamente risuonare la voce del Comollo. Bosco, 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 io sono salvo. In quel momento il dormitorio divenne più luminoso e il rumore cessò. Dona la pace. Al mondo intero, oh Signore, dona la pace al mondo intero, oh Signore, resta qui. Insieme a noi, resta qui, insieme a noi, e la pace regnerà. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori, per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. La febbre di maggio dà salute per tutto l'anno. Proverbio. Il Santo Padre continua nei suoi messaggi ad esortarci a recitare il Santo Rosario. Fioretto, fare una visita a qualche cappella o chiesa dedicata alla Madonna.